Allora, eccoci con il dottor Marco Franceschini, il nostro psicologo, psicoterapeuta. E allora, io vorrei fare una domanda per me fondamentale. Allora, Marco, io nella ginecologia che faccio tutti i giorni, incontro tante coppie, sia anche per la procreazione assistita, c'è una coppia che proprio io non riesco a capire come fanno a stare insieme: il narcisista e la vittima del narcisista. Non riesco a capire come possa esserci un legame tra di loro. In effetti questo è un tema molto importante, no? Soprattutto del narcisista. Si è scritto tantissimo sul narcisista, si è detto tanto nei social, nei libri, eccetera. E mentre invece oggi potremmo invece approfondire, diciamo, lo studio e l'osservazione della persona che è vittima del narcisista. Ovviamente il narcisista nell'immaginario collettivo in genere è un uomo, ma in realtà ciò è sbagliato, perché ci sono sia donne che uomini che possono avere dei tratti narcisisti o addirittura un disturbo narcisistico di personalità, quindi riconosciuto con una diagnosi. Quindi non mi possiamo accennare giusto brevemente a chi è il narcisista, sì. Però poi ci soffermeremo più approfonditamente sulla vittima del narcisista, perché tu giustamente dici: non mi quadra qualcosa, no? Avrai notato che la vittima tende a lamentarsi, viene da te dopo anni e ancora stesse lamentele, stessi problemi. E continua a stare lì, però, cioè nonostante le sue lamentele non se ne va, non riesce a trovare un modo per lasciare questa persona. E questo è, devo dire, un tema molto importante e fondamentale. Allora, intanto vorrei iniziare, prima di inquadrare, così tanto per ricordarlo, chi è il narcisista. Sì, quali sì. sono le caratteristiche principali? Ovviamente, innanzitutto, il narcisista non è una persona sicuramente empatica, e quindi è una persona che talvolta non ha scrupoli, va dritto al suo scopo e non è molto interessato all'opinione degli altri, è soltanto interessato alla propria opinione. Ha questo atteggiamento sempre, è una persona che in genere ha anche un discreto successo nella vita lavorativa, in genere sono uomini o donne in carriera, o comunque persone che lavorano molto bene, non hanno problemi neanche economici, però poi nascondono una profonda senso di inferiorità. Quindi bisogna sottolineare un fatto, che il narcisista, per coprire, per nascondere questo senso di inferiorità, tende ad imporsi sugli altri. E poi un'altra caratteristica tipica del narcisista: il narcisista tende, soprattutto all'inizio di una relazione, a idealizzare l'altro. Lo idealizza, ma come lo idealizza, lo svaluta tantissimo. Quindi prima ti seduce e poi ti uccide psicologicamente. Quindi ti porta su al settimo cielo, ti porta in palmo di mano, ti offre il mondo e tu ci caschi. Sì. Soprattutto quando si accorge che il narcisista proietta le sue aspettative sull'altro, no? Idealizza, proietta sull'altro i propri ideali. Potremmo dire l'ideale dell'io narcisistico, ma poi l'altro appare con il tempo per quello che è. Beh, mi viene in mente anche la bellezza, perché un narcisista, secondo me, dimmi se sbaglio, ma ha un'estetica molto sviluppata, sì, quindi sicuramente cura molto l'estetica. Quindi sicuramente proietterà nell'altro finalità di bellezza, di estetica, quindi immagino anche la donna vicino al narcisista deve essere sempre molto in tiro, ecco, si dice, diciamo, no? Diciamo che esattamente questo, Marina, deve essere sempre all'altezza della compagna o del compagno narcisista. Ecco, quindi un duro lavoro. Quando però il narcisista si accorge, togliendo un po' il velo di Maya, ovvero si accorge della persona come effettivamente è, allora lì cominciano i problemi. Oppure quando la vittima del narcisista
non è d'accordo su un punto di vista, su una prospettiva, lì nascono discussioni anche forti. Immagino. Ecco, quindi poi un'altra caratteristica è che il narcisista non si fida, non si fida dell'altro. E la cosa ancora più importante è che quando un narcisista vi sta ad ascoltare mentre parlate, lui non vi ascolta. E qui voglio fare un breve inciso. Quando due persone comunicano perché l'uno ascolta l'altro, ovvero si vuole comprendere quello che vuole dire l'altro, no? Se noi parliamo, in qualche modo stiamo attenti anche a ciò che l'altro vuole dire effettivamente, qual è il messaggio che mi sta mandando l'altro. Comunque c'è la predisposizione ad ascoltare e comprendere. Certo. Bene, il narcisista vi sta a sentire ma non vi ascolta e sta lì sta attento a cogliere qualsiasi vostro punto debole. Laddove voi sbagliate, lui entra per attaccarvi. È una tattica militare questa. Una sorta di è una strategia. Esattamente, una strategia, è proprio così. Il narcisista risponde per attaccare. Quindi non sta lì ad ascoltare per comprendere l'altro, ma per capire qual è il punto debole su cui entrare ed attaccarvi. Ecco che è poi anche interessante, no? Perché anche il suo atteggiamento spesso è un atteggiamento perverso nei confronti dell'altro e nella relazione in genere. A questo riguardo faccio soltanto un breve inciso. Il narcisista si può dividere in due grandi classi, il narcisista classico, quello perverso, e poi anche abbiamo il narcisista cosiddetto anaclitico, cioè lo possiamo immaginare un aggressivo passivo, quindi è meno conflittuale apparentemente, però l'aggressivo passivo in realtà non è meno pericoloso del narcisista classico che conosciamo, che tende a essere anche perverso. Ma perché perverso? Perché il narcisista ha l'illusione, e da qui ecco la perversione e l'idea grandiosa, che imponendo la propria superiorità all'altro possa in qualche modo compensare il suo profondo senso di inferiorità. Quindi, se vogliamo, è una persona che tradisce un grande infantilismo, se così si può dire. Cioè, fondamentalmente è una persona infantile, non è una persona matura, è una persona pericolosa ed è una persona disturbata. Anche perché se fosse una persona profonda, certo vorrebbe capire e aumentare anche le sue conoscenze e forse anche ascoltare un'altra persona, perché è possibile che l'altra persona possa insegnare qualcosa all'altro. Invece se tu mi dici che mentre parlo il narcisista non mi ascolta, allora vuol dire che non vuole proprio nessun tipo di insegnamento dall'altro, no. Che lui sa tutto e non ha bisogno dell'altro. Allora ti ascolta solo per risponderti a tono e per trovare una falla per poi svalutarti e squalificare. Ecco, questo è fondamentale, una caratteristica fondamentale del narcisista. Ecco, quindi detto questo, è quindi interessante andare a vedere, invece conoscere un po' più a fondo la vittima del narcisista, perché di lei o di lui se ne parla poco o troppo poco, ok? Sì, perché uno non riesce a capire, visto la persona che hai appunto descritto, chi è quel pazzo suicida che vuole stare una vita, condividere una vita con una persona del genere. E infatti adesso passiamo a parlare appunto della vittima del narcisista. Per quanto riguarda appunto la vittima del narcisista, questa persona evidentemente è una persona che dovrebbe mettersi seriamente in discussione e cercare di non concentrarsi troppo sull'altro, ma di guardarsi dentro, guardare quali sono le paure profonde, esistenziali, che si porta con sé, perché in effetti, e anche chiedersi che bisogno ho di stare con una persona così
disturbata, perché lo possiamo dire chiaramente, esiste proprio una diagnosi che si chiama disturbo narcisistico di personalità. Ovviamente non esiste nessuno che non abbia dei tratti narcisistici, perché ovviamente la differenza tra normalità e patologia è la frequenza e l'intensità con cui noi assumiamo certi atteggiamenti, ma tutti noi possiamo avere in alcuni momenti tratti narcisistici, e questo è anche fisiologico. Ecco, quindi un'altra riflessione che volevo fare riguardo la vittima del narcisista è proprio che questa è responsabile della dinamica che si instaura in una relazione con una persona narcisista. Questo mi ricorda un po' quando studiai criminologia, dove questa disciplina dedica dei capitoli importanti sulla vittimologia, cioè la criminologia si occupa anche della vittima. Perché proprio quella persona e non altre? Perché quella persona si trovava in quella circostanza? Perché quella persona ha scelto di sposarsi un uomo con quelle caratteristiche, o narcisista o uno psicopatico? Ecco, quindi bisogna dare più, dovremmo studiare più approfonditamente anche la vittima. C'è invece questa tendenza a concentrarci invece sempre sul carnefice, no? Ma io dico sempre una cosa: la rapina si fa in due. Quindi in realtà, dal mio punto di vista, la vittima del narcisista è altrettanto responsabile di una dinamica conflittuale con un'altra persona, narcisista o no. Quindi dei consigli per questa povera vittima ci sono? Allora, innanzitutto la persona vittima del narcisista dovrebbe innanzitutto farsi una domanda: che obiettivi ha? Quali sono i suoi veri bisogni, le sue vere necessità? Di prendere una sua strada e di non aver paura. La vittima del narcisista tende a non prendere decisioni perché ha paura di essere criticata, quindi è una persona comunque molto immatura e oso dire che non è una persona poi assai responsabile e quindi anche non molto affidabile, perché vedi Marina, tu ti fideresti di una persona che autorizza il narcisista a essere quello che è all'interno di una relazione? Ti fideresti di una persona che non difende la propria dignità? Assolutamente no. Quindi bisogna avere il coraggio, e io con questo video voglio finalmente parlare della vittima del narcisista, sennò sembra che l'attenzione sia rivolta soltanto al narcisista stesso, ma in realtà è inquietante la psicologia, appunto la personalità della vittima. Quindi un primo consiglio è quello di cercare di capire che strada si vuole prendere veramente e di assumersene la responsabilità, cioè cosa vuole fare nella vita questa persona. Non può rimanere a vita ed essere guidata da una persona narcisista, perché la vittima vuole proprio essere guidata, vuole essere proprio in qualche modo dominata, ecco. Diciamo che questa vittima che quindi non sa scegliere, non sa prendere le proprie decisioni e quindi deve sempre avere una persona che gli spiega cosa fare e cosa non fare, in effetti la dignità, i concetti di dignità, i concetti di libertà, quindi di indipendenza, mi sembra che non ce li abbia proprio nella mente. No, assolutamente no, perché è una persona che molto probabilmente ha paura di rimanere sola, quindi teme l'abbandono, pensa che l'abbandono sia qualcosa di catastrofico, no? Quando invece in questa persona l'abbandono potrebbe essere invece salvifico, perché come direbbe qualcuno, benedici chi ti abbandona,
perché ti rimanda a te stesso. Quindi la vittima del narcisista dovrebbe pensare seriamente a questo e poi quindi riflettere sul fatto che non si rispetta, cioè non è responsabile della propria dignità. E questo è grave, perché comunque sia non ci si può solo lamentare, perché lì lamentandosi non risolvi nulla, non evolvi, non cresci, no? Rimani infantile. La persona, la vittima del narcisista comunque è una persona che ha dentro un bambino che non cresce, perché la lamentela, sappiamo, è un aspetto infantile nella persona, no? Adulta. E poi la vittima del narcisista sta autorizzando implicitamente il narcisista a trattarla male. Quindi in realtà in questo senso è complice. Ora, il complice, come l'esempio della rapina, è altrettanto responsabile della rapina stessa. Quindi non si può pensare che nella coppia, in questo senso, a maggior ragione, ci sono due complici che tengono in piedi questo gioco perverso, perché questo non è amore, né da parte della vittima e né da parte del carnefice, e viceversa. Cioè, dal mio punto di vista, sì, si sono divisi i ruoli, ma in realtà rispetto alla relazione sono due carnefici, perché stanno in qualche modo contribuendo in maniera differente e complementare a mantenere una relazione in piedi perversa. Però scusami, in questa maniera, se questo legame continua, nessuno dei due evolve, nessuno dei due evolverà, perché no. Se il narcisista si è trovato quella o quello che gli permette di essere narcisista, non troverà mai la soluzione, non la soluzione, ma comunque l'evoluzione. La stessa cosa, la vittima che rimarrà sempre vittima perché si farà sempre guidare, non troverà mai un'evoluzione di percorso. In effetti la vittima del narcisista potrebbe fare uno sforzo, magari facendosi aiutare, magari in un percorso psicoterapeutico, cambiare atteggiamento. Questo potrebbe essere utile per la propria evoluzione personale, ma anche utile per il narcisista stesso, perché, lo ricordo, molto probabilmente l'atteggiamento della vittima del narcisista fa sì che il narcisista sia sempre più tale. Allora, se lo rinforza, siccome è un sistema, ok? Quindi se la vittima del narcisista cominciasse a individuare i propri confini, cominciare a rispettare le proprie opinioni e dire no, non accetto il tuo punto di vista, senza cascare nel tranello della discussione, cioè senza dar seguito ad un'escalation, perché è lì che il narcisista ti vuole portare, nell'escalation della discussione. Quindi la prima cosa da fare, pratica, è quella di interrompere questa escalation, e la vittima del narcisista dovrebbe rispondere con un tono anche pacato e dire no grazie, io la penso così, vado per la mia strada. Strada vuol dire ho preso questa decisione, io stasera faccio questo e lo faccio in questo modo e non come dici tu. Nel senso, riconoscere che tu mi stai manipolando e quindi io non te lo permetto più. A questo punto io mando un messaggio diverso al narcisista, innanzitutto perché non casco nella discussione, quindi non alimento l'escalation, ma rimango sulla mia posizione. Già questo atteggiamento potrebbe modificare proprio il rapporto, e perché non va a nutrire il narcisista, la parte perversa del narcisista. Quindi in realtà, perché nel momento in cui io mi arrabbio di fronte a un narcisista, alzo la voce, grido e accendendo e amplificando l'escalation, io sto facendo il suo gioco. E il narcisista si sente tanto più potente, tanto più l'escalation si alza, perché, come dire, guarda io come sono potente, guarda che ho creato. Questa è la sua perversione. Allora, non alimentare l'escalation. La vittima deve abituarsi a superare, provare a superare la paura di dire no, grazie. Faccio come dico io.
Perché? Il narcisista, e questo è un altro punto, tende le trappole. Che trappola? Il narcisista ti chiede di fare una cosa. Se non la fai, ti critica, ti attacca, ti squalifica. Se la fai, ti squalifica lo stesso, perché quella cosa che tu fai sicuramente non andrà bene, non risponderà alle sue aspettative. Ecco perché la chiamo trappola, perché come fai? Sbagli. Ecco, allora la vittima del narcisista si dovrebbe ricordare di questa trappola e in qualche modo di non aver paura di ricevere una critica. Può dire: guarda, questa critica io te la restituisco così come me l'hai data. Cercare di essere ironici con il narcisista, essere più autorevoli senza arrabbiarsi, anche con un punto di ironia, no? Se vogliamo, di cinismo, perché l'ironia è un meccanismo di difesa maturo. Beh, forse se lo mette dal punto di vista della risata, del ridicolo, sicuramente il castello crolla, nel senso che forse il narcisista è talmente rigido nei suoi pensieri, nel suo ego, che un qualcosa che lo ridicolizzi sicuramente gli distrugge il castello. Eh sì, certo. E poi, perché poi il narcisista farà di tutto per manipolare la sua vittima, no? Perché la manipolazione è una caratteristica tipica del narcisista perverso. Tenderà sempre a manipolarti con le azioni, con le parole, troverà sempre il cavillo per attaccarti o per portarti alla sua opinione o a fare quello che vuole lui. Quindi, tornando un po' ai consigli, la vittima deve avere ben chiaro quali sono i propri confini, i propri diritti, proprio confini psicofisici, perché tanto il narcisista sarà sempre lì pronto a manipolare e a tendervi quella trappola di cui abbiamo appena parlato. E poi un altro consiglio, abbastanza ovvio quanto difficile da realizzare: in casi estremi cercate di difendere la vostra dignità. Voi siete responsabili, voi non avete il diritto di difendervi, voi avete il dovere di difendere la vostra dignità, altrimenti siete persone come dire, irresponsabili, inaffidabili. Bisogna essere, come cita il codice civile che ho letto, perché è molto utile, quando parla il codice civile di buon padre di famiglia, beh, la vittima del narcisista, secondo me, non è un buon padre di famiglia o madre di famiglia, perché il buon padre di famiglia difende innanzitutto i propri diritti e poi i diritti dei figli, della moglie o del marito, delle persone in generale, ha un senso civico della vita. La vittima del narcisista, secondo me, non ha questo senso civico. Vorrebbe averlo, dovrebbe far credere. Il coraggio di lasciare, quindi. Infatti, dovrebbe, quando la situazione è una situazione oggettivamente grave, quando la vittima sente malessere quasi quotidianamente, dovrebbe prendere il coraggio e rompere il legame e vedere che starà solo meglio, no? Ma perché non rompe il legame? Bene, qui la vittima del narcisista, secondo me, per stare con un narcisista vuol dire che ci sono problemi molto molto gravi, e questi problemi purtroppo temo che autonomamente è quasi impossibile poterli affrontare. Però anche un breve percorso di psicoterapia si dovrebbe concentrare su alcuni aspetti, per esempio sul senso, sulla paura della responsabilità, cioè la paura di prendere decisioni. Beh, questo è legato a un senso forte di svalutazione del proprio sé, cioè la vittima quindi forse dovrà lavorare sulla stima di sé e sulla valutarsi persona degna di vita. Assolutamente sì, anche perché se fosse una persona che con una certa stima di sé, ma non starebbe certo con un narcisista, o comunque non permetterebbe a chiunque di essere trattato come invece viene trattato con un narcisista. Quindi questo è un problema, quello di sentirsi disprezzati e di disprezzarsi, no? Perché se io mi disprezzo, ovviamente la mia vita prenderà una certa piega,
E poi anche la paura della solitudine. Queste persone devono lavorare sulla ferita dell'abbandono. E ecco perché hanno bisogno di un narcisista, perché tutto sommato il narcisista è quello che tiene il timone in mano e quindi preferiscono sacrificare una parte della loro dignità pur di avere una sicurezza, ovviamente solo a livello di immagine, perché a livello di fantasia, perché poi quale sicurezza? Di una presenza, perché il narcisista tutto sommato è comunque una persona perseverante anche in senso perverso, ma è perseverante anche all'interno di una relazione, perché tutto sommato lui si alimenta del conflitto stesso. Ecco perché poi il narcisista ci rimarrà molto male quando davanti la vittima comincia un attimino ad aprire gli occhi, a far valere la propria dignità, perché comincia a scompensarsi. Ecco, quindi la vittima del narcisista, per concludere, dovrebbe lavorare su due grandi questioni su se stessa, quindi sulla mancanza di responsabilità, cioè ha paura proprio di prendersi delle responsabilità e quindi delega all'altro e si fa guidare dall'altro, quindi una persona molto immatura, e questo lo deve riconoscere. E poi anche la paura della solitudine. Ecco, questi sono almeno i due punti principali su cui dovrebbe lavorare. Bene, grazie, con Marco. Questo per ora ho concluso, spero di avervi dato un minimo, alcune minime informazioni, certo un argomento che sarebbe da approfondire, ma almeno questi punti ci tenevo a sottolinearli. Beh, noi ti ringraziamo perché è stato davvero una chiacchierata molto interessante e che sicuramente potrà aiutare tutti noi sia ad inquadrare le persone con cui parli, a me a capire le coppie, alcune coppie che ho in cura, quindi ad aiutarli meglio. E davvero davvero è stata una bellissima chiacchierata insieme. Grazie, grazie a tutti. Marina, grazie a voi. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti.